tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere con voi su un argomento molto discusso ultimamente su Bookstagram, ovvero fino dove ci si può spingere nel fare foto con i libri online. È giusto fare delle foto a dei libri utilizzandoli come meri oggetti? Non si ha rispetto per i libri, la lettura, non è culturalmente accettabile utilizzare i libri come oggetti? Facciamo però un passo indietro. L'idea per questo video in realtà nasce quest'estate, quando ho iniziato a pubblicare sul mio profilo Instagram delle foto che ritraevano me in piscina, al mare, nella vasca, comunque in acqua, assieme a un libro o un fumetto. Erano foto un po' scherzose e un po' veritiere, nel senso che io effettivamente leggo quando sono in spiaggia o leggo quando faccio il bagno in vasca. Ho iniziato a ricevere dei commenti, alcuni detti in maniera molto educata, rispettosa, per carità, altri un po' meno, in cui mi si accusava di maltrattare i libri. Partendo dal presupposto che nessun libro e fumetto utilizzato in quelle foto ha risentito particolarmente della foto, anche nel caso in cui fosse arrivato uno schizzo d'acqua, il libro è integro come prima, mi hanno fatto molto riflettere questi episodi e settimana scorsa sono usciti due articoli di cui si è discusso molto su Instagram, in cui tali persone venivano accusate di non leggere realmente i libri, di utilizzarli esclusivamente come decorazioni, come oggetti, di maltrattare in un certo modo i libri, ad esempio aprendoli, tuffandocisi sopra, stendendosi, utilizzandoli come parete, proprio come sfondo, e quindi in un certo senso svalutando il reale valore del libro e della lettura in generale. Leggendo questi articoli, leggendo anche le risposte di queste persone su Instagram, sorge spontaneo chiedersi se ci sia effettivamente un modo giusto o sbagliato di comunicare la lettura sui social e se il lavoro di queste persone, lavoro creativo che io stimo personalmente tanto, abbia effettivamente un impatto negativo. Diciamo che io non comprendo questo continuo accanirsi, questo continuo attaccare, denigrare la community libresca su qualsiasi tipo di social. È una community piccola in cui ci sono continuamente litigi, polemiche e attacchi da persone anche esterne, come in questo caso. L'unica colpa che secondo me hanno i bookstagrammer, alcuni almeno, è di essere bravi a fare le foto, di essere creativi, di avere un proprio modo di comunicare sui social, in questo caso su Instagram. Stanno svalutando il valore della lettura? Per me assolutamente no, perché attraverso i loro scatti creativi invogliano tantissimo le persone che li seguono ad informarsi sul libro che stanno leggendo. Se una foto è bella esteticamente, non significa che non abbia un significato, che non abbia profondità. Perché dietro a una foto del genere c'è un lettore, un appassionato che comunque si è messo lì di impegno per cercare una composizione ben fatta e non spenderebbe mai tutto questo tempo, tutto questo impegno se non fosse veramente appassionato. È vero che dietro alcuni scatti spesso ci sono delle didascalie molto brevi, però Instagram non è un social che si presta particolarmente ai contenuti belli corposi, è un social molto immediato, diretto. Quello che colpisce è l'immagine innanzitutto, poi che ci sia del contenuto dietro la foto ci mancherebbe, ci sono tante persone che si impegnano a scrivere vere e proprie recensioni sotto le foto, altri magari danno qualche informazione e rimandano al blog. Ci sono vari modi di comunicare e secondo me quello visivo su Instagram è il metodo vincente. Quindi perché attaccare una persona appassionata di lettura che si impegna nel creare un contenuto che arrivi al suo pubblico e che invogli a leggere? Perché questo lo scopo di Bookstagram, è questo lo scopo dietro ogni creatore. Condividere la propria passione per la lettura e invogliare soprattutto gli altri a leggere, soprattutto il pubblico più giovane. E queste persone ci riescono perché la stragrande maggioranza dei libri mostrati e di cui parlano sono libri young adult. Quindi per me ha poco senso dire che in questo modo si va a svalutare il libro, che non è
culturalmente accettabile utilizzare i libri come oggetti, anche perché i libri sono oggetti. Secondo me bisognerebbe smetterla di osannare i libri come se rappresentassero la cultura in generale. Un discorso simile l'avevo già affrontato in un video, magari ve lo lascio linkato nelle schede qua sotto in descrizione. Secondo me tutta questa faida e accanimento nasce proprio dal fatto che alcune persone reputano la lettura qualcosa di elitario, qualcosa in mano a pochi. La lettura degna di essere tale soltanto la lettura di saggi, di narrativa non di genere, di classici. Per loro è un vero e proprio affronto vedere questi libri utilizzati come oggetti, perché in realtà rappresentano qualcosa di molto più alto. Con questo non voglio dire che ci sia un modo giusto o sbagliato di vedere, vivere e considerare la lettura, assolutamente. Però nel momento in cui io spendo 10-15 euro per un libro, quel libro è mio, posso farci quello che voglio. Posso leggerlo, posso amarlo, posso rivenderlo, posso scambiarlo, posso utilizzarlo anche come sottovaso, posso utilizzarlo come sfondo per una foto, posso utilizzarlo come soprammobile. Paradossalmente potrei anche strappare le pagine di quel libro e utilizzarle in un altro modo. È una pratica molto discutibile? Ok, ci sta, ma dal momento che si tratta di una cosa mia, come ogni altra cosa che io possa comprare, penso di essere libera di farci quello che voglio. Questi ovviamente sono esempi estremi, però così come con le coperte, i cuscini, i peluche, il cibo, i piatti. Cioè, non ho mai sentito qualcuno accusare qualcun altro su Instagram di utilizzare, ad esempio, i fiori, in maniera non corretta, o magari ci sarà sicuramente, ma mai in maniera così preponderante come ad esempio per i libri. Non ho mai sentito nessuno accusare qualcun altro di tenere il filtro del tè nella tazza oltre il limite consentito e quindi di rovinare la qualità del tè. E sappiate che per me il tè è una questione importante su cui non si scherza. Io penso che ognuno sia libero di sfogare la propria creatività. E se questo significa utilizzare i libri in maniera anche, tra virgolette, non convenzionale, che male c'è? Sempre quest'estate c'è stata poi una polemica riguardo ad uno scatto che è stato condiviso online di una ragazza sott'acqua con un libro. E anche lì si è scatenata una bufera terrificante in cui si andava a criticare molto aspramente questa ragazza per aver sprecato un libro. Queste persone hanno insultato in maniera anche pesante una ragazza che non conoscevano senza nemmeno andarsi a informare riguardo a quello scatto. Perché quella ragazza, infatti, era in acqua, le è caduto il libro. E quando è andata a riprenderlo, una sua amica le ha fatto una foto. Quindi lei non si è immersa in acqua con il libro volutamente per distruggerlo, per fare una foto, ma già che le era caduto in acqua, nel momento in cui le è andata a raccogliere, l'amica ne ha approfittato per farle una foto. Ok, anche in questo caso può essere discutibile, va bene, nessun problema. Però ripeto, si tratta comunque di un suo oggetto. È il suo libro comunque, non ha dato fiamme a una biblioteca, non ha colpito qualcosa di comune di cui potevo usufruire ad esempio anche io. Non capisco perché certe persone sentono il bisogno di accanirsi così ferocemente contro i lettori. Alla fine condividiamo tutti la stessa passione, leggere. C'è chi lo condivide, chi lo comunica attraverso scatti quotidiani, veri, c'è chi cerca di fare delle composizioni, c'è chi photoshoppa le immagini per arrivare a un livello sempre più alto, per sfogare, comunicare la propria creatività e magari attraverso quelle foto anche un messaggio. Non penso che sia giusto o sbagliato tenere da conto i libri, cercare di non piegare le pagine, di non rovinare le copertine. Però il modo che ho io di trattare le mie cose, compresi i miei libri, è un modo che potrebbe non andare a genio ad un'altra persona. Io non ho il diritto di imporre la mia visione, il mio modo di fare a qualcun altro. Siamo tutti diversi ed è giusto che ci sia tolleranza in questo ed è giusto rispettare anche le altre persone. Ultimo punto che vorrei toccare, c'è questa convinzione che il lettore sia uno sfigato, sia una persona brutta, occhialuta, senza stile, che non si sappia vestire, che non si trucca, veramente un topo da biblioteca.
ve lo immaginate, avete presente come figura. E quindi tutto ciò che esula da questo immaginario è oltraggioso. Al giorno d'oggi che ci siano ancora questi stereotipi, secondo me è agghiacciante. Però leggendo gli articoli che sono usciti e quello che dice la gente, c'è ancora questo immaginario che secondo me va assolutamente sfatato. È un po' come giudicare il libro da una copertina. Solo perché ha una copertina bella significa che quel libro sia effettivamente bello, o al contrario che sia soltanto apparenza e non ci sia contenuto dietro? È un discorso così superficiale che non ha senso, secondo me. Non ha senso criticare una community così affiatata e in teoria unita dietro a una passione forte come quella della lettura, solo perché lo si fa in maniera creativa ed esteticamente bella. Io ora sono curiosa di sapere la vostra in merito a questo discorso, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi. Ovviamente con rispetto e garbo, senza insultare nessuno. Spero che questo video vi abbia dato qualche spunto interessante e niente, ci vediamo sotto nei commenti. Ciao!